Una festa a sorpresa organizzata dalla Dance Team Bari di Gaetano De Palo per il ritorno di Rosalia Minenna da Sarajevo, dove ha conquistato la 14ª posizione al campionato mondiale di Latin Show e Synchro Dance. Oltre 250 atleti da 12 nazioni nel mondo che si sono dati battaglia sul parquet in Bosnia per raggiungere il loro obiettivo dopo tanto studio e tante prove in sala. E Rosalia, con la sua volontà ed il suo impegno e sotto la guida di Gaetano De Palo, ha raggiunto un risultato di tutto rispetto se consideriamo che la coreografia è stata realizzata in 6 mesi scarsi di lavoro e presentata al campionato italiano prima e a quello del mondo poi. La sua disciplina è quella riservata alla solo Latin, un mix di tecniche e passi di danza latinoamericane con un suo tema ben specifico. E Rosalia, per catturare l'attenzione dei giudici, ha scelto il passo felino e l'energia di Catwoman. Rosalia è l'unica bitontina che ha partecipato a questo evento nella sua disciplina e specialità e se il buongiorno si vede dal mattino, di passi in avanti ne farà ancora e tanti. Noi l'abbiamo intervistata subito dopo che i suoi amici e parenti le hanno tributato tutto l'affetto possibile al suo ritorno a Bitonto. Questa esperienza è andata più che bene, perché comunque non mi aspettavo di andare in semifinale. Sono arrivata 14ª su 52 assoli che provenivano da tutto il mondo e comunque mi sono scontrata contro classi superiori alla mia e comunque ho fatto un buon risultato e è andata bene. Senti, che emozioni si provano nel ballare così bene e comunque avere un ottimo risultato? Tanta emozione, perché comunque non me l'aspettavo, come ho detto. Mi è piaciuto tantissimo andare a questo campionato mondiale. Anche il suo coreografo e maestro Gaetano De Palo, visibilmente emozionato e commosso, ci ha descritto le sensazioni provate al di qua della barricata. È un'emozione grandissima, soprattutto quando arrivano determinati risultati. Sono emozioni che non si possono provare, perché un conto è ballare, un conto è insegnare e crescere un'allieva. Sono due sensazioni completamente opposte tra di loro, ma bellissime, intense. Rosalia balla da 5 anni, ovviamente l'ho cresciuta da piccola e quindi queste sono grandi soddisfazioni. Ovviamente questa coreografia l'abbiamo montata esattamente ad aprile, quindi a 6 mesi di vita. Abbiamo fatto la prima esperienza al campionato italiano FIDS 2019 e su 150 soli si è classificata 13ª. Ora abbiamo fatto questa nuova esperienza. Ovviamente io avevo già avvisato lei dicendogli: guarda, prendiamola come esperienza, perché alla fine le probabilità non sono elevate. Sono insomma felicissimo del suo 14° posto al mondiale e niente, spero insomma che possa insomma incrementare questa sua passione ancora di più. Ci sono tanti progetti futuri e spero insomma che vadano tutti a buon fine.
Senti Gaetano, comunque la tua scuola viaggia sempre molto molto in alto. Sì, grazie a Dio è una scuola formata da 500-600 iscritti su Bitonto e Palombaio e nelle competizioni comunque abbiamo molti riscontri positivi, anche perché cerchiamo insomma di improntare il nostro lavoro con molta serietà e molta professionalità.